Rigoletto. Libretto di Francesco Maria Piave. Prima rappresentazione, 11 marzo 1851, Teatro La Fenice di Venezia. Nel maggio del 1850, quando stava ancora decidendo cosa fare per il soggetto di Stiffelio, Verdi scrisse al librettista Piave a proposito del dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse, il cui protagonista Triboulet ispirò il personaggio di Rigoletto. Oh, Le Roi s'amuse è il più gran soggetto e forse il più gran dramma dei tempi moderni. Triboulet è creazione degna di Shakespeare, altro che Hernani, è soggetto che non può mancare. Quando mi passò per la mente Le Roi, fu come un lampo, un'ispirazione, e dissi, sì, per Dio, ciò non sbaglia. Mantova e dintorni, XVI secolo. Questo quello per me pari sono a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Durante una festa a palazzo, il duca inneggia all'amore libero. Per lui le donne sono solo prede da conquistare. La costora avvenenza è qual dono di che il fato infiora la vita. La ballata del duca rappresenta alla perfezione la psicologia del personaggio. Il buffone Rigoletto sbeffeggia i cortigiani e riceve la maledizione del conte di Monterone. Rigoletto ha una figlia di nome Gilda che tenta a tutti i costi di proteggere tenendola chiusa in casa. Rigoletto incontra il sicario sparafucile che si dichiara pronto a uccidere chiunque abbia intenzione di insidiare la giovane donna. Il duca, fingendosi un povero studente, corteggia Gilda, la figlia segreta di Rigoletto. La ragazza cade nel tranello e nella sua aria si abbandona dolcemente al sogno di un amore con il duca. I cortigiani nel frattempo mettono in atto il piano di vendetta. Rapiscono l'innocente Gilda, credendola l'amante di Rigoletto. Gilda è chiusa negli appartamenti del duca. Rigoletto è impotente e disperato. Verdi gli affida un'aria magistrale in cui si percepisce tutta la tensione che sta divorando il personaggio. Gilda rivela al padre di essere stata sedotta dal duca. Rigoletto, pazzo di dolore, giura di ucciderlo. In una lettera a Piave, Verdi descrisse questa cabaletta come sfarzosa ed effetto. Rigoletto è irrefrenabile. Trascina nel suo furore cieco anche la figlia, che si dichiara ancora innamorata del duca.
Il duca è alla locanda di Maddalena, sorella di Sparafucile, per corteggiarla. Rigoletto e Gilda lo spiano. Chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore. Rigoletto ha soldato Sparafucile per uccidere il duca. Tutti i personaggi si ritrovano alla locanda di Maddalena, ma con fini diversi. Il duca vuole conquistare Maddalena, Rigoletto pianifica la vendetta, Gilda vuole solo rivedere il suo amore. Gilda, innocente e innamorata, decide di sacrificarsi. Si presenta a Sparafucile che, credendola il duca, la pugnala. La maledizione è compiuta. Rigoletto scopre con orrore lo scambio di persona, mentre Gilda gli muore tra le braccia. Abbandonati da tempo i personaggi della storia e accantonati gli eroi borghesi, Verdi posa tutta la sua attenzione sugli emarginati. Questo è l'inizio della trilogia popolare, cui faranno seguito Il Trovatore e La Traviata. La tragica vicenda di un buffone di corte, storpio e maledetto, segna la rivoluzione dell'opera italiana. E Verdi era perfettamente consapevole di quello che stava facendo, come dimostra la lettera scritta da Antonio Somma, suo futuro librettista. Il miglior soggetto, in quanto ad effetto, che io m'abbia finora posto in musica. Vi sono posizioni potentissime, varietà, brio, patetico. Tutte le peripezie nascono dal personaggio leggero, libertino del duca. Da questo i timori di Rigoletto, la passione di Gilda, eccetera, che formano molti punti drammatici eccellenti e, fra gli altri, la scena del quartetto, che in quanto ad effetto sarà sempre una delle migliori che vanti il nostro teatro. Il soggetto, nato dalla penna di Victor Hugo, considerato anticonvenzionale e scandalosamente scabroso per l'aspra critica ai vizi della monarchia, è il punto di partenza per la creazione di un'opera che va oltre ogni cliché musicale. Rigoletto annulla la divisione tra aria e recitativo, abolisce i concertati di fine atto e sa aprire a nuove prospettive le strutture compositive tradizionali. Bella figlia dell'amore. È stato detto che Rigoletto sta a Verdi come l'eroica a Beethoven. E per capirlo, sicuramente, sarebbe bastato essere tra il pubblico della Fenice la sera di quell'11 marzo 1851. Nella classifica delle opere di Verdi più rappresentate al mondo, Rigoletto è al secondo posto. Nella classifica delle opere più rappresentate al mondo, Rigoletto è al decimo posto.